Buonasera e benvenuti a TG11. Vediamo subito le principali notizie di oggi. Proseguono a ritmo serrato le indagini sull'incendio allo Sporting Club di Monza, avvenuto un mese fa. Accertata la pista dolosa, si parla ora di possibili controversie personali con i gestori dell'esclusiva location. L'incendio, infatti, potrebbe essere stato provocato in seguito a contrasti di natura economica. Portafogli di grandi marchi alla moda, rigorosamente falsi, destinati a rifornire il mercato illegale sulle spiagge estive. I carabinieri hanno smascherato nel territorio di Villa Santa merci contraffatte, fermando due persone. La scoperta è avvenuta in seguito al controllo di un autocarro nei pressi di Viale Monza. Le forze dell'ordine hanno accertato la mancanza dei documenti di guida da parte dei conducenti, due persone di nazionalità straniera, uno dei quali è risultato irregolare. Oltre alla scoperta di oltre 2000 portafogli destinati alle spiagge più eleganti della Sardegna. I due stranieri sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di materiale contraffatto ai fini commerciali, mentre il corriere clandestino è stato emandato un provvedimento di espulsione. Le indagini sono al momento in corso per individuare i possibili complici e responsabili. Lunedì pomeriggio nel centro cittadino una donna è stata investita da un ciclista che è scappato a bordo della sua bicicletta. La polizia locale ha fatto subito scattare le indagini e poche ore dopo l'investigazione, grazie anche ai filmati del sistema di videosorveglianza cittadino, è riuscita a dare un'identità al fuggitivo. Martedì pomeriggio gli agenti si sono posizionati alla stessa ora nella zona dove era accaduto l'incidente e hanno riconosciuto e fermato il responsabile. Ad incastrare il ciclista, un giovane marocchino residente a Sesto San Giovanni, sono stati la bicicletta e gli indumenti che indossava, identici a quelli utilizzati quando ha provocato l'investimento. Il ragazzo ha messo le strette e ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando il proprio comportamento con la paura per le conseguenze del sinistro. Questo comportamento invece ha aggravato la sua posizione ed è stato denunciato a piede libero per i reati di omissioni di soccorso, fuga e lesioni colpose. Sono penetrati all'interno dell'area per la raccolta dei rifiuti ingombranti e hanno dato fuoco a quattro container. Già in passato la piattaforma di Viareggio a Seregno è stata protagonista di atti di vandalismo e sembra che la situazione non sia mutata. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, non hanno trovato elementi che facciano pensare a un atto doloso, ma il fatto che quattro cassoni posizionati a debita distanza l'uno dall'altro abbiano preso fuoco non lascia molti dubbi sulla dolosità dell'incendio. È probabile che l'incendio sia stato appiccato come vendetta da cittadini extracomunitari più volte allontanati dall'area perché sorpresi a sbirciare all'interno delle auto ferme per lo scarico dei rifiuti ingombranti. Probabilmente le telecamere di sorveglianza daranno degli elementi significativi per l'individuazione dei trasgressori. È passato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011. Il Consiglio Comunale del Comune di Carate Brianza, infatti, presieduto dal sindaco Marco Pipino, ha prima esaminato e subito dopo approvato il bilancio di previsione per l'esercizio del 2011, dando un'occhiata anche a quello dei prossimi due anni. Il Comune di quest'anno dovrebbe chiudere i propri conti in pareggio di bilancio, avendo entrate ed uscite di pari entità, attestando a circa 18 milioni e mezzo di euro. A Giussano presto sarà collocato un distributore per l'acqua pubblica in zona Piazza del Mercato che consentirà a chiunque di prelevare l'acqua da bere a fronte di una modica spesa, si parla infatti di 5 centesimi al litro. Il distributore dovrebbe erogare tre diversi tipi di acqua, naturale, gasata e fresca a seconda dei gusti. L'assessore Vincenzo Zorloni, che si sta occupando di questo progetto, ha assicurato che il distributore sarà costruito entro un paio di mesi. Gli studenti dell'Istituto Artistico Modiglioni di Giussano hanno realizzato delle opere artistiche di ogni genere nell'ambito del progetto basato sul libro di Italo Calvino, Le città invisibili.
Il progetto ha coinvolto 18 gruppi per un totale di 400 studenti coordinati da 19 docenti. Queste opere saranno esposte presso il Liceo Modiglioni dal 28 di maggio al 12 giugno. Nel corso dell'iniziativa saranno proposti anche altri eventi, tra cui uno spettacolo teatrale, un concerto musicale inserito in un tour a livello nazionale denominato Città Invisibili Tour e serate dedicate a Italo Calvino con i calvinologhi Marco Belpoliti e Gianni Trezzi. Cambiamo argomento. Se n'è andato nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio Monsignor Luigi Allievi, figura importante e storica della vita religiosa di Lissone. Classe 1917, è stato parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lissone dal 1956 al 1995. La morte è dovuta a un trauma cranico procuratosi con una caduta mentre celebrava alcune settimane fa la Santa Messa. Se ne va così dopo 71 anni di servizio sacerdotale. La salma di Monsignor Allievi si trova nella chiesa di San Carlo e i funerali verranno celebrati sabato 29 alle 10:30 in prepositurale. Da oggi a domenica 29 maggio, Meda farà da palcoscenico al campionato italiano assoluto di ginnastica artistica, in cui si affronteranno i migliori ginnasti, uomini e donne, a livello nazionale. La kermesse assegnerà il titolo di campione italiano assoluto 2011 e di specialità, nonché il criterium giovani di artistica maschile. In campo maschile è da segnalare la partecipazione di Matteo Morandi, che gioca in casa in quanto appartenente alla ginnastica Meda e finalista agli anelli durante gli europei di quest'anno. Oltre all'importante valore tecnico della manifestazione, gli appassionati potranno omaggiare il campione Igor Cassina, che ha da poche settimane concluso la propria carriera agonistica caratterizzata da numerose medaglie conquistate a livello nazionale con la ginnastica Meda e con la maglia azzurra. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto comunale Palameda, sito in via Udine. Per il programma completo potete consultare il sito internet www.ginnasticameda.it. Una manifestazione che tra musica e teatro è giunta a diventare una tra le più importanti iniziative di tutta la Brianza. Compie 20 anni infatti il Festival Storico di Vimercate, la città dei ragazzi, un anniversario che sarà celebrato il prossimo 4 e 5 giugno con una speciale mostra in programma a Villa Sottocasa e ancora un ricco calendario di spettacoli in anteprima nazionale che si protrarranno da maggio a luglio, in collaborazione con il Comune di Vimercate e con l'Associazione Agis. Il festival arriverà anche ad Agrate Brianza, Bellusco, Concorrezzo, Cornate d'Adda, Usmate, Velate, Biassono, Meda, Seregno, Villa Santa e infine a Bovisio, Masciago. Domenica 29 maggio sarà inaugurata a Carate Brianza, precisamente presso Villa Cusani, una mostra dedicata completamente allo sport del territorio brianzolo. In Brianza, appunto, sarà inaugurata con 3 eventi sportivi brianzoli che hanno fatto strada nel mondo sportivo. Ci saranno Davide Viganò, ciclista karatese, che milita nella squadra professionistica Leopard Trek, il corridore recentemente scomparso al Giro d'Italia, e Igor Cassina, il campione olimpico di ginnastica artistica, e infine Marco Torricelli, storico difensore della Juventus, che giocò anche qui nel karatese. La mostra è divisa in varie sezioni, ci sarà infatti un'area dedicata alle foto, una agli attrezzi sportivi e un'altra multimediale. Questa manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della provincia di Monza e della Brianza. Infine vi ricordiamo che l'Associazione Culturale di Lecco, la Compagnia del Lago, cerca attori per il prossimo tour, per la prossima stagione. Gli interessati possono scrivere una mail all'associazione all'indirizzo info.compagniadelago@libero.it. Ed era l'ultima notizia per questa sera. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un buon fine settimana e buona serata a tutti.